freddo, credo che... Però i danni non dovrebbero essere eccessivi da impedirgli di disputare gara 2. Penso che sia forse solo un qualcosa alla carrozzeria. Cosa di carrozzeria. Adesso vediamo che Marbelli si è fatto sotto a Barberini. Vediamo, vediamo. È messa in discussione quindi anche l'autorità, l'autorevolezza, come possiamo dire, del due volte vincitore del trofeo Abarth Selenia. Guardate, incredibile, ma Bellini ci prova, si mette a fianco di Barberini, tiene giù sul rettilineo, il lunghissimo rettilineo del circuito del Paul Ricard. E due, lì dietro anche, cosa sta succedendo? Adesso vediamo Marbelli all'esterno di Barberini. Ai. Barberini ha la traiettoria favorevole, ma Ciamin ha passato Volpato. Ciamin è passato Volpato, incredibile questa immagine dove vedevamo le vetture affiancate per la prima posizione, ma anche per la terza. Però Marbelli si è affiancato a Barberini, ma ha la traiettoria favorevole. Vediamo. Ma Bellini, passato Barberini. Non ce la fa Mabellini, quindi ci prova lì dietro, però guardate Volpato. Ci riprova ancora Mabellini, non è che... anche perché è iniziato l'ultimo giro dopo il transito sul traguardo. Qui la gara ci sta prendendo talmente tanto che non abbiamo quasi più tenuto il conto. Ultimo giro Paul Ricard, per fortuna è un tracciato lungo, quindi ci dà, vediamo qui cosa ci propone la regia numero 27. Biagio Caruso che si scompone e fortunatamente riprende la sua gara. Qui Apple, qui che numeri, mamma mia, che eccoli numeri, tutti quanti qua appagliati, eccoli. Gran finale, veramente gran finale, gran si stanno divertendo tantissimo, sono veramente eccezionali. Sì, davvero grande spettacolo, trofeo Abarth Selenia che non delude le aspettative anche col bagnato. E Volpato ha perso qualcosina, però ha perso un po' di tempo Volpato, vediamo se riesce a recuperare in queste ultime fasi, di poco giù dal podio se rimangono così le cose. E intanto Barberini bravo a mantenere il comando della situazione, ma Bellini a questo punto ci prova ancora. Le ultime tre curve, vediamo. Vediamo, qui aveva provato anche nel passaggio precedente, anche perché poi abbiamo visto col gioco delle scie sul rettilineo si erano infastiditi parecchio. Vediamo, attenzione, un po' largo Ciamin, Mabellini insiste, Barberini è bravo a chiudere tutte le traiettorie, chiude la porta Cosimo Barberini. Ci riprova Mabellini. Spettacolo. Si scompone, ma non molla un centimetro in scia. Curva. Vediamo. Qui ci stanno tenendo col fiato sospeso. Lì dietro Ciamin, anche lui è in scia. Vediamo la volatona per il podio. Ha perso qualche metro proprio alla fine Gabriele Volpato, ma conclude in quest'ordine. Barberini vince davanti a Mabellini e poi Ciamin in terza posizione, Volpato è quarto e dopo vediamo arrivare Pajuranta e questo invece è Appelquist con la bandierina svedese, i colori della bandiera svedese sulla sua 695 assetto corse. E poi dovrebbero arrivare Biagio Caruso e Stefano Fiammingo e Aurora Coria. Quindi questa è la situazione, questa è la classifica di gara 1, una gara davvero combattuta, non l'avrei detto col bagnato. Sì, è stato, poi sono stati veramente bravi, veramente anche bravo molto Gabriele, è stato bravissimo, un quarto posto. Anche il terzo potrebbe averlo meritato. Però sul bagnato con questa vettura, non avendola mai guidata, è stato veramente bravo. Ed è stato bravo anche ad alzare il piede poi a un certo punto per evitare contatti.